Ma così dobbiamo dormire stasera? Per forza, non è che ci sono altre soluzioni. Quando arrivi per entrare in Napoli e la macchina si ferma. Proprio in mezzo alla strada. Tira freno a mano. Fatto. Fatto. Il nostro Napoli è iniziato così? Sì. Tieni il freno, amore. Sì, sì. Tieni sul freno, non lo molla, per l'amor di Dio, si va di sotto. È stata la prima raccomandazione che ci ha detto. Ma bella, qui c'è, almeno c'è un bar, c'è qualcosa, visto che devi stare qualche giorno qui. Oh. Oh. Quindi, amore? Bella Napoli. Ecco qua, la situazione è questa. Ore 10, che ore sono più o meno? 9:30. 9:30. Allora, 12 ore fa siamo partiti per venire a Napoli. Tempo, quanto è passato? Quarto d'ora, 20 minuti da quando siamo partiti, siamo usciti dall'autostrada e il nostro Discovery ha deciso di fermarsi. Poi abbiamo provato a accenderlo, a fare un po' di cose, non c'è stato verso. L'abbiamo spinto, io e lui, insieme. Abbiamo spinto, sta macchina pesa tipo l'impossibile. Morale della storia, pompa del gasolio rotta. Il pezzo di ricambio per aggiustarla non si trovano. Quindi l'unica soluzione è stata quella di sostituirla, però per sostituirla il meccanico ha dovuto tirare giù il serbatoio, toglierlo da sotto la macchina, smontare la pompa, trovare la pompa, poi tra una cosa e l'altra sono arrivate le 7:30 di sera. La pompa non è arrivata, arriverà domani mattina. Quindi in teoria poi dovrebbe funzionare tutto. Cosa dici? Dico di sì, morale della favola invece è che non potendo, visto muoversi, che siamo fermi, muoverci. Non abbiamo trovato campeggi, aria sosta, niente. Siamo in strada davanti all'officina. Ci hanno detto si poteva dormire tranquillamente qua. Il problema è che non possiamo togliere le cose dalla macchina come facciamo abitualmente per preparare il nostro letto. E quindi siamo un po' così nello stretto. Con le valigie dietro e noi davanti. Con i piedi appoggiati, Teddy, sul sedile. Teddy, dov'è Teddy? Teddy. C'è un minimo spazio anche per lui. E quindi niente. Veniamo alle 7:30 domani mattina che l'officina apre prima per noi. Quindi poi l'idea è quella di montare la pompa, montare il serbatoio, incrociare le dita, sperare che funzioni tutto e si riparte. Sì, ma una tappa al mare la voglio fare, prima di andare a casa. Facciamo una tappa al mare anche perché il nostro viaggio non è che finisce. Anzi. Nella maniera più assoluta. Secondo me prende forza. A voglia te. Con la pompa nuova del gasolio. Non sai dove si va. Land Rover poi non ha più scuse. Con la pompa del gasolio nuova vuoi rifare tutto il giro che abbiamo fatto fino ad ora. Via. Ciao raga. Ciao.